Ezio c'è, bene. Allora, come altro? Bello, bello. La prossima volta Ezio un libro più leggero. La prossima volta, nel senso che questo mi permette anche di esercitarmi, di fare palestra, così. No, non è vero, perché... No, no, perché... l'hai fatti di più imponente. No, no, ma questi, io dico sempre che... Mm-hmm. Oltre a essere dei bei regali di Natale, sì, per chi è appassionato, per chi vuole. Signora, un attimo, scusa. Se vi sta sulle palle il vicino di casa, gliel'ho tirato in testa. Sento Ezio, sento la... scusami, faccio fatica quando non sento chi mi parla. Vi chiedo scusa, grazie, molto gentile. No, dicevo che può essere usato anche per essere tirato in testa uno che non vi è simpatico, no? Domani, non stasera. domani. Prima lo acquistiamo. E poi possiamo... Io suggerivo il vicino di casa antipatico. Ci sono anche quelli che ci sono. Però ti dice, intanto lo si può acquistare, si può chiedere la dedica, doppia dedica questa sera, non solo quella di Ezio, ma anche quella di Brunella. L'ultima volta Ezio, per vendere un libro in più, disse c'è anche il bacio di Brunella, casto in natalizio, ovviamente, e bacio d'auguri, natalizio. No, che casto in natalizio, bagnato e peccaminoso. Allora, dove vediamo nessuno. È di moda. Vedete Ezio cosa fa per vendere un libro in più. Però fa tante cose anche per scrivere un libro in più, perché questo libro è frutto di vita vissuta, di 40 anni di viaggi passati in Europa. Allora, la prima domanda è, poi parlerai tu e dopo voglio anche ascoltarti tanto. Il tuo primo viaggio sui luoghi del rock, raccontaci il primo viaggio, il primo primo. Esatto, è stato esattamente 40 anni fa. Mm-hmm. E, è stato un viaggio in California e mi ricordo che al secondo giorno in cui siamo arrivati, noi siamo atterrati nella città di San Francisco nel 1976, era il... si festeggiava il bicentenario della nascita degli Stati Uniti. E io il secondo giorno vidi in un negozio una locandina che annunciava il concerto di Crosby, Stills & Nash, che erano i miei idoli, erano i miei Beatles, no? Per cui costrinsi i miei compagni di viaggio, tra cui un fratello maggiore e altri, tra virgolette, sfortunati o fortunati, perché non gliene fregava molto, andare a Stanford, dove c'era una famosa università, perché all'interno dell'università di Stanford c'è un bellissimo anfiteatro, e quindi io ricordo che andai là tipo sei ore prima per andare a vedere il concerto dei miei grandi idoli, perché erano comunque tempi diversi. Pensa che anche, a parte che la musica all'epoca si acquistava, che è una notizia che per molti ha del clamoroso, nel senso che c'erano questi negozi che vendevano dischi, per cui noi andavamo ma non trovavamo praticamente un cazzo, nel senso che quelli che piacevano a noi spesso non c'erano, cioè in quegli anni là era anche difficile trovare un disco di Neil Young, ecco, di Leonard Cohen. Oggi poverino muore e finisce sulle prime pagine dei giornali, siamo tutti contenti, anzi è proprio un giusto tributo finalmente dopo 60 anni, insomma, questa cultura, no? Bob Dylan riceve il premio Nobel, insomma, finalmente il mondo e anche l'Italia si accorge che abbiamo vissuto un periodo straordinario dal punto di vista artistico, culturale, io l'ho definito un nuovo rinascimento che ancora oggi, anche per chi non lo sa, continua a influenzare le nostre vite, perché la maggior parte dei valori, delle mode, di tutto ciò che influenza le nostre vite oggi viene sostanzialmente da quel tipo di cultura. Una cultura che però è nata negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, quindi andare nei luoghi dove questa cultura è nata e vedere e vederli, oltre ad essere una grande emozione, credo che sia anche molto importante, perché come me poi ha fatto della musica, ha trasformato la musica da passione a professione. Ti ho chiesto, Ezio, del primo tuo viaggio sui luoghi del rock, nei luoghi della grande musica. Ora ti chiedo dell'ultimo, del più recente. L'ultimo è ancora in California, però nel sud della California. È stato un mese fa, perché c'era questo bellissimo, straordinario concerto che è stato chiamato Desert Trip. Cioè, nel deserto californiano hanno suonato in un weekend Bob Dylan, la prima volta che è salito sul palco dopo aver avuto la notizia di aver vinto il premio Nobel, e i Rolling Stones, la seconda sera Neil Young e Paul McCartney, e la terza sera The Who e Roger Waters. Nel deserto californiano è stato... Io li avevo già visti, però ecco, c'è la grande storia del rock davanti a te, però con audio e video
assolutamente da fantascienza. Cioè la parte dell'audio, cioè quello che si ascoltava, c'erano circa una quarantina di stazioni audio, c'erano 75.000 persone a sera, e una quarantina di stazioni audio sparse, per cui prova a immaginare il concerto di Roger Waters che ha fatto il Greatest Hits dei Pink Floyd, no? Quindi tra maiali che volavano, però suoni che ti giravano intorno. Il palcoscenico era lungo oltre 100 metri, aveva dietro un video, credo ad altissima definizione. Si sta guardando la piazza, per capire più o meno i 100 metri, sì, più o meno. Lungo, il tutto si è svolto in un campo da polo. Okay. Quindi immaginati un campo di calcio, moltiplicalo 5-6 volte e hai un campo da polo, uno sport quello, con i cavalli, eccetera. E sul lato più corto c'era il palcoscenico, e dietro al palcoscenico c'era uno schermo lungo uguale, quindi più di 100 metri di lunghezza e oltre 20-25 metri di altezza. Per cui era un impatto straordinario. Bene. In un contesto molto suggestivo, no? Quella zona è quella ripresa da molti cineasti, è nei pressi di Joshua Tree, dove gli U2 fecero, a cui gli U2 dedicarono un album leggendario. Insomma, è stato bellissimo. Bellissimo. Bene. Allora, questo è solo un piccolo assaggio, insomma, abbiamo altri interventi dopo il primo piatto, dopo il secondo, sul dolce. Voglio solo ricordare la presenza di un'amica del ristorante del Garibaldi, che è un'artista, che è Claudia Ferradini, che è questa signora. Grazie Claudia, ti spiego perché l'applauso è partito. Qualcuno ha forse, Brunella è anche la vicina di cena questa sera, no? Di Claudia. Claudia ha realizzato questa meravigliosa torta con Elvis Presley. Vabbè, Elvis era ancora vivo nel 76, l'anno del primo viaggio di Ezio negli Stati Uniti, e indossava quelle famose tutine, le jumpsuit, che erano tipiche dei suoi show di Las Vegas degli anni 70. Però quello che mi preme non è parlare di Elvis Presley, perché non sono io il critico musicale, ma è dire in un minuto elogiare Claudia per la sua arte, per la sua passione, perché mi ha detto mia mamma, che conosce meglio di me Claudia, che lei è autodidatta, che ha imparato da sola a fare torte, che vedi, se hai appena detto qualcosa, la torta è buonissima, appena detto quella torta è bellissima, forse si può anche mangiare, però è più da... Io per quando esatto, mi hanno detto 40-70 persone, credo non posso fare una torta, sono dovera, è artistica, esatto, la torta... Anche perché trasportarla da Bellagio... Un po' un problema, bene. Grazie Claudia Ferradini, Ezio e Brunella. Invece introducono il piano di lì, che stiamo per arrivare, non lo devo fare, grazie. Allora... Le canzoni che vi facevo sono legate al libro. Il primo brano che avete ascoltato al buio si chiamava Woodstock, un brano scritto da la più grande cantautrice femminile, che si chiama Joni Mitchell, una allora giovane ragazza canadese che nel 1969, nell'agosto del 1969, avrebbe dovuto partecipare al festival di Woodstock, ma era in tour appunto con Crosby, Stills, Nash & Young, i Beatles americani, e in quel periodo, in quel weekend dell'agosto del 1969, ci fu un diluvio incredibile. Credo che se qualcuno di voi si ricorda il film documentario, si ricorda che quella zona fu dichiarata zona di disastro naturale. Bene, Crosby, Stills, Nash & Young e Joni Mitchell il giorno dopo avrebbero dovuto partecipare a uno dei più importanti show televisivi americani. Allora cosa successe? Che la zona del festival poteva essere raggiunta in quel momento solo con dei piccoli elicotteri che trasportavano, oltre al pilota, 4 persone. E così il supergruppo americano andò e la ragazzina rimase in albergo a New York. Però compose il brano che avete ascoltato, che forse meglio di tutti coglie lo spirito di Woodstock, scritto da una poetessa che a quel festival però realmente non c'è andata. E allora, siccome il libro è composto di itinerari di viaggio nei luoghi della musica, per omaggiare l'artista che ha fatto quella torta bellissima, noi peschiamo proprio da un capitolo che è dedicato a Memphis, Tennessee, la capitale del rock and roll, proprio perché Elvis Lee nell'estate del 1954 registrò le sue prime canzoni, e quindi per noi storici il 5 luglio 1954 è il giorno della nascita del rock and roll, perché Elvis negli
negli studi della Sun Records, entrò e incise questo brano chiamato That's Alright. Oggi è possibile visitare ancora oggi quegli studi, così come è possibile visitare Graceland, la casa villa in cui Elvis ha vissuto e nella villa in cui lui è morto, perché il 76 appunto lui era ancora vivo, ma l'anno dopo io nuovamente negli Stati Uniti con mio fratello, nell'agosto del 1977, rimasi veramente scioccato dalla morte di Elvis, perché per la mia generazione Elvis era vecchio, cioè a noi non interessava, seguivamo altre cose, ma io mi resi conto di essermi forse perso qualcosa, perché forse solo per la morte di Papa Wojtyla ho visto, diciamo, un lutto internazionale di tale portata. E quindi, niente, un piccolo omaggio a Elvis Presley, suonato con questo strumento che viene dalle isole Hawaii, ukulele. E si chiama ukulele, fatto con un legno che è un albero che cresce solo nelle isole Hawaii, che si chiama Koa Wood, che è un legno che ha delle proprietà acustiche straordinarie. E Elvis è stato quello che, attraverso i suoi film, ha reso le isole Hawaii popolari in tutto il mondo. Quindi noi, in omaggio a lui, in omaggio all'artista, in omaggio a Memphis, Tennessee. Una parola troppo grossa, artista, per me, scusate. In omaggio alla gentile signora che ha fatto la torta buonissima. All shook up. Grazie e buon appetito a tutti.